Ragazzoni, oggi è un video diverso, un video che sono tenuto a fare proprio perché Elgado mi manda i prodotti, mi dicono fai video, noi ti mandiamo prodotti ma tu fare video. Io non ho fatto video, è venuto Elgado alla porta e mi fa: signor Turi, il video. E io, Elgado, chiedo scusa, chiedo venia, glielo faccio subito. E quindi siamo arrivati a oggi. Che prodotti mi ha mandato Elgado questo giro? Mi ha mandato Camlink 4K e mi ha mandato lo Stream Deck a 15 pulsanti. 15, vero? 3 per 5, sì, 15. Sono un fenomeno in matematica. Perché faccio questo video adesso? Faccio questo video adesso perché il 15 luglio ho visto che ci sarà il Prime Day. Quindi per tutti gli utenti Amazon ci sarà lo sconto su tutti i prodotti Elgado del 25%. Mica cetriolini, voglio dire. Quindi nel caso qualcuno di voi fosse interessato a qualche prodotto, se lo può andare benissimo a comprare in quei giorni lì. Cosa servono questi prodotti? Te lo stai chiedendo? Lo sento, lo sento. A cosa servono? Partiamo dal primo. Camlink. Il Camlink, ragazzi, è questo patacchino qui. Eccolo lì. È un aggeggino che se lo infili al posto giusto fa godere come una capra svizzera alla tua bimba. Hai capito? Perché ti permette di trasformare la tua videocamera, la tua macchina fotografica, la tua mirrorless in una webcam, semplicemente attaccandola col cavetto HDMI al Camlink, che è molto meglio rispetto alle webcam, anche alla Logitech Brio, che è quella che c'avevo qui. Lati positivi: i file che registri ti va direttamente sul computer, quindi non deve passare per la memoria. E perché prendo una videocamera e non una fotocamera qualunque? Perché le videocamere almeno le posso collegare direttamente alla presa elettrica e non c'è neanche bisogno di stare lì a cambiare batterie, eccetera. Lati negativi, cosa dovete stare attenti? Che la videocamera sia compatibile col Camlink, perché non tutte vanno bene, devono avere dei requisiti. Comunque c'è una lista, li controllate. Nel mio caso, per chi seguisse le live su Twitch che faccio praticamente quasi tutti i giorni alle 21, c'è stato un upgrade della Madonna in questi ultimi giorni. Vede, eh? Guarda qua che struttura, eh? Si vede che ho fatto il Dio buono, guarda qua, Sony, porca madonna, Sony 4K FDR AX33. Non è stata scelta così a caso, eh? È stata frutto di anni e anni di studi e sono arrivato alla conclusione che di videocamere non ci avevo capito assolutamente niente, quindi ho scritto a Gabbo. Io ho scritto a Gabbo, gli faccio: Gabbo, te quale hai? Lui mi fa: guarda, compra questa qui. E io il problema l'ho risolto. È una videocamera della Madonna! Costa un fottio, voglio dire, su quella che l'ho pagata ci mancherebbe altro che non andasse, perché sennò la schianto contro il muro. Vado da Gabbo, mi dico "Oh!" E poi basta, gli dico solo wow. E quindi, se uno segue le live o gli ultimi video che avete visto erano registrati con queste, infatti la qualità è esplosa. Quindi se avete una videocamera e avete due spicci da parte, questo per è il top. Per registrare basterà aprire il software di OBS e, come vedete qui nelle impostazioni, avrete Camlink e Stream Deck. Lo Stream Deck, ragazzi, cosa vi permette di fare? Lo Stream Deck, che è questo patacchino qui, che è piccolissimo. Adesso io ho le mani giganti, fate conto che sarà 10 cm sarà di larghezza. Vi permette di personalizzare ogni singolo tasto e di avere quindi delle scorciatoie, rendere il tutto molto più, come si dice, fluido. Premo il tasto di Twitch, qui c'ho il mio canale che lo premo e vedete che il computer, tac, mio canale. Qui ho messo il tasto per salutarvi, per lanciare la pubblicità, gli spettatori, fare la clip, modalità rallentata, sub, solo follower dovrebbe essere. E questo ti permette di avere una fluidità devastante. Una altre cose che io ho segnato io, come sapete io durante le live faccio un sacco di cagatine, di effettini strani, vedete? Quando mi segnava Digno, chi vedeva la Weekend Leader in live lo sa, partiva sta canzone qui. Se no cosa dovevate fare? Dovete andare, documenti, cercare la canzone,
premere il tasto, a quest'ora Digno è già andato in discoteca e sta... Cioè, non potete aspettare, Digno è uno che la vuole la canzone lì per lì. Momento catardico, prendevate gol. Guardate quanto ci vuole, premo un tasto. Capite la facilità di tastino e tac. Dopo ognuno di voi se lo deve dare a personalizzare e mettere come vuole. Io non ci ho perso molto tempo, ho messo giusto le funzioni base. Poi dopo lo potete usare per avere delle scorciatoie proprio solo per il computer, Photoshop, Vegas, tutto quello che volete. Come si imposta? Quella è proprio una boiata facile fast. Una volta aperto il software, ragazzi, è come lo vedete voi. Potete spostare i tasti, create i vostri tasti, gli potete mettere una figura per farlo riconoscibile. Ci sono anche i giochini. Cos'è? Memory. Cioè, te non pagheresti per avere memory? Io sì. Quindi, pensateci bene. Per il 15 luglio, quei giorni lì che c'è il Prime Day su Amazon, qualcuno di voi ci vuole fare un pensierino? Raga, i prodotti sono lì. Io non ci guadagno niente, voi ci guadagnate che aumentate la qualità. Detto questo, noi ragazzoni, state ben allerta che i prossimi giorni arriveranno delle bombe a mano di video pazzeschi. Ma che unicorno che mi è sbucato fuori. Cioè, guardate, guardate. Fallo sto zoomettino qua con una webcam. Fallo, dai, se ci riesci, fallo. Con la webcam non si vedeva il bugno.